Ebbene sì, ragazzi, Taremi, il Diego Costa del discount, lo dico dopo i 12 gol che ha fatto nelle varie amichevoli, scherzo, ne ha fatti 5, lo dico dopo la doppietta di ieri, lo dico anche a voi che dicevate Arnautovic in doppia cifra perché veniva da 15 gol con il Bologna, lo dico soprattutto a voi che Correa era un fuoriclasse, che Gosens era un upgrade di Perisic, che Çalhanoğlu non era buono, ci sono i video. Io ero uno dei pochi a dire: attenzione, Çalhanoğlu è un buon giocatore, ma secondo molti di voi non era buono. Una parentesi su Çalhanoğlu: io non ho mai detto che Çalhanoğlu non sapeva difendere. Io ho solamente paragonato, perché a differenza di qualcuno riesco a farlo, perché questo giochino lo conosco bene, ho paragonato Çalhanoğlu a Brozovic, dicendo cosa? Che nelle linee di interdizione Brozovic è molto più forte di Çalhanoğlu. Nelle linee di interdizione, nell'interdire i passaggi e negli inserimenti, Brozovic è molto più forte di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è molto più forte nel giro palla e nel non dare punto di riferimento all'avversario, ovvero sia al centrocampo avversario quando scende giù e ti pressa. Oltre alle punizioni, poi, ovviamente. Ma molti di voi, quando arrivò Çalhanoğlu, bestemmiavano e io dicevo: attenzione, perché Çalhanoğlu è un buon giocatore, non me ne frega nulla se gli hanno dato 5 milioni. Çalhanoğlu è un buon giocatore. Per quello che riguarda Taremi, allora, innanzitutto io, siccome lo posso fare perché il canale è mio, non devo dare conto a nessuno, io non voglio avere a che fare con gente che guarda solo la palla e entra dentro come bambini di 6 anni. Perché io quando do una valutazione su un giocatore, quando la faccio, la motivo, può essere giusta o sbagliata. Non sono né così presuntuoso né così stupido da dire: quel giocatore io l'ho valutato così e sarà così. Ma fino a prova contraria, di valutazioni, chi segue questo canale lo sa benissimo, non ne ho sbagliate nemmeno una. Perché anche su Bissek l'anno scorso lo vedo uno che deve scavallare, lo vedo un esterno difensivo come David Luiz, e ho anche detto che dopo la partita di ieri, secondo me lui potrebbe fare anche il mediano difensivo. Perché la mia valutazione su Taremi? Lo dico l'ultima volta. Diego Costa del discount è come? Perché viene da un campionato vergognoso, quello portoghese, dove c'erano Jackson Martinez, dove c'erano Hulk, dove c'erano Quaresma, giocatori che hanno fatto ridere in Europa, perché il campionato portoghese è vergognoso. È vero che ha fatto qualche gol in Champions League, ma contro di noi Taremi in Champions League non mi sembra che ci abbia fatto ballare la samba 2 anni fa, o sbaglio? Io, a differenza di qualcuno di voi, che siete gli stessi che criticavate Onana quando è andato al Manchester United perché ci siamo tolti un mezzo bidone, era un portiere sopravvalutato, un giocatore che va via con le lacrime agli occhi perché il cinese non ha un euro e lo deve vendere. Voi siete gli stessi che ora idolatrate Taremi, siete gli stessi che avete infamato Onana, un giocatore con le lacrime all'occhio e non voleva salire sull'aereo, che diceva agli interisti: un giorno ci rivedremo. Siete voi ora che state idolatrando Taremi, perché solo uno con un cervellettino così può valutare 2 gol in un allenamento dove Taremi ieri ha giocato con delle praterie davanti, veniva marcato a 10 metri. Ma molti di voi queste cose non riescono a capirle, si eccitano subito e addirittura arrivano quasi a masturbarsi davanti a 2 gol in allenamento. Taremi ha fatto un'annata vergognosa al Porto. Ma aveva firmato con l'Inter. Quanti giocatori ci sono che firmano e vanno via e giocano bene fino all'ultima partita? Taremi ha fatto una coppa d'Asia vergognosa. Dall'altro il rigore, non gli fanno battere nemmeno i rigori in nazionale a questo fuoriclasse. Taremi contro il Qatar, partita che io ho visto, sono stato uno dei pochi che ha visto la partita Qatar-Iran. Io l'ho vista quella partita. Il difensore del Qatar lo ha umiliato Taremi, non gli ha fatto vedere una palla e gli ha fatto perdere la testa. E il difensore del Qatar gli ha detto a Taremi: tieni, questa è la palla, amico. Taremi cosa fa? Sbotta, vuole picchiare la gente, va in tribuna perché vuole picchiare due che in tribuna gli hanno detto: e sei scarso. Questo è Taremi.
Un giocatore fino a 28 anni giocava con le pallone di legno in Qatar e che nella sua carriera ha avuto buono un anno e mezzo. Ecco la mia valutazione da dove viene. Quei due gol ieri, essendo marcato a 20 metri con tutte quelle praterie, io non li valuto nemmeno perché io ho smesso di guardare il calcio di luglio e il calcio di agosto, perché noi abbiamo vinto 40 scudetti d'estate, dal trofeo Birra Moretti a tutti i tornei estivi. È vero che puoi vedere com'è il clima, puoi vedere se i giocatori si impegnano, puoi vedere lo stato di forma di corsa di un calciatore, ma tante altre cose non le puoi vedere. Perché quelli non sono dei test. Io Taremi l'ho valutato in un anno al Porto, che ha fatto ridere, panchina, 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 contestato. Poi contestato non può firmare. Onana venne, firmò e poi tornò all'Ajax. Perché Taremi non poteva firmare, tanto non l'hanno fatto giocare lo stesso. È normale in forma, è un anno che non gioca, ha avuto tutto il tempo di allenarsi, non ha fatto gli europei, ha fatto una Coppa d'Asia dove, ti ripeto, non gli fanno battere nemmeno rigori in nazionale. Quindi tutto questo fuori classe che vedete voi, io non lo vedo. Se poi questo giocatore farà 15-20 gol, come stanno dicendo molti di voi, ma siete gli stessi che avete criticato Onana e siete gli stessi che dicevate che Arnautovic faceva minimo 10-12 gol, eh? Basta, io posso chiedere anche scusa se mi sbaglierò, ma io le partite di ieri non le valuto nemmeno. Io le partite di ieri non le valuto nemmeno, cioè uno che viene marcato a 20 metri e che ha tutti quegli spazi, cioè già contro il Chelsea, vediamo contro il Chelsea se fa tripletta. Non sono valutabili i calciatori. Come non è valutabile Zielinski? Perché Zielinski ieri non ci ha capito nulla. Zielinski, te lo dico subito, non ha né la Zielinski, come dice qualcuno, non è mai stato un corridore. Zielinski non ha né la corsa, né la forza e né la resistenza per fare la mezzala doppia fase 3-5-2. Zielinski ci devi lavorare sopra, come hai fatto con Çalhanoğlu, ma a differenza di Çalhanoğlu ha una corsa importante. Zielinski quella corsa non ce l'ha. Zielinski è utile per ribaltare le partite o quando non si sbloccano, ma lo devi mettere davanti alla porta, anche perché la fase difensiva lui non sa nemmeno dove sta di casa. Forte tecnicamente, bravo nelle punizioni, ci mancherebbe. Sa giocare a calcio, ma anche Zielinski, cioè voglio dire, che anno, da che anno viene? Anche lui. Ma anche lui, sai, ha firmato per l'Inter. No, no, non funziona così. Quanti giocatori hanno firmato e fino all'ultimo giocano? Ma sai, è stato fatto fuori dalla lista Champions perché ha litigato con De Laurentiis. De Laurentiis, se ti paga, sei forte, l'allenatore vuole tu giochi, ti fa fare anche gli allenamenti in più, altro ti togli dalla lista Champions. Quindi questo è il mio parere. Ripeto, io voglio avere a che fare con gente che non guarda solo la palla che entra dentro, perché poi siete gli stessi di Correa e stappavate le bottiglie quando io vi dicevo Correa è un bidone, siete gli stessi e stappavate le bottiglie di Gosens che era meglio di Perisic, io vi dicevo Gosens non andava preso, siete sempre voi e siete quelli che avete offeso Onana perché il cinese l'ha mandato via perché non aveva un euro e siete voi ora state portando questo fuori classe perché ha fatto 4 gol in allenamento in cima all'Olimpo. Siete sempre voi. Siete quelli che criticavate Thuram, voi, alla seconda giornata. Vi ho zittito tutti, sia io che il ragazzo. Diamogli 10 giorni, io gli dissi. A Thuram diamogli 10 giornate. Vi metterà tutti a cuccia e muti a quelli che criticavano Thuram. Ed è successo questo. Vediamo ora questo fuori classe dell'Iran che ha fatto 5 gol. Vedremo nel campionato italiano con i difensori italiani, vedremo quanti gol farà. Perché te lo ripeto, Taremi è un'ottima quarta punta per come la vedo io e posso sbagliare. All'Inter serve una terza punta ed un centrale difensivo come il pane. Ciao!